Ciao a tutti bambini! Oggi voglio condividere con voi la ricetta delle tempere fatte in casa. Sarà molto divertente crearle con i vostri genitori. Inoltre vi saranno utili per colorare i lavoretti. Mettiamoci subito all'opera! Avremo bisogno di farina 00, quella comune da cucina, del sale fino e dell'acqua. Iniziamo prendendo un contenitore e inserendo 5 cucchiaini di farina. Dopodiché passiamo al sale, mezzo cucchiaino circa di sale, e a questo punto aggiungiamo dell'acqua. L'acqua poco alla volta e poi con una palettina o un cucchiaino iniziamo a mescolare in questo modo. Mescoliamo energicamente, aggiungiamo ancora un pochino d'acqua. Dopo aver mescolato per qualche minuto, la consistenza sarà questa, né troppo densa né troppo liquida. Andrò a realizzare il blu con il dentifricio, versandolo all'interno della tazzina. E poi andrò a mescolare. Ed ecco qui il risultato finale. Oltre all'azzurro creato insieme, io ho realizzato anche il marrone con la polvere di cacao e l'arancione con il ketchup. Inoltre ho deciso di lasciare questo impasto bianco da utilizzare come pittura bianca. Vi consiglio di utilizzare delle spezie per ottenere il colore giallo, come ad esempio la curcuma, lo zafferano o il curry, oppure di frullare una zucchina o degli spinaci per ottenere il colore verde. Se avete dei colori alimentari potete aggiungerne qualche goccia per ottenere i colori che desiderate. Questi colori inoltre hanno un profumo delizioso, quindi regalano ai bambini anche un'esperienza olfattiva, oltre che divertirsi a dipingere. Buon lavoro a tutti, un grande e caloroso abbraccio!